belli miei, buongiorno e salute. Siamo per addentrarci in Dorione Sanità, tra quartiere Stella, San Carlo all'Arena, per vedere cosa ci offre ad un euro. Andiamo a vedere cosa ci offre. Ci proviamo. Ci sono ancora prodotti ad un euro? Andiamo a brevire che domani, va con un euro. Facciamo una tappa per vedere se riusciamo a cattare un po' di cioccolata a un euro. Nella sanità è storico. Oh, c'è sta proprio il signor Gallucci. Mario, buongiorno. Buongiorno, carissimo Amedeo. Mi chiedevo, scemo di cioccolata ad un euro, eh? Un po'. Sì, c'è un po'. Se tu mi dai l'ok io posso iniziare, magari. Sì. Se vuoi, se mi dai qualche cioccolatino. Cioccolatina, cioè, quanta cioccolatina si vuole piace? Magari una confezione da un euro e puoi scegliere ovviamente la tipologia che tu preferisci, Ah, ok, sono quindi la cocca barretta di cioccolato, non so, un po' di torrone, si può pigliare. Allora, quando riguarda il torrone, diciamo, scegli sempre la tua peso, giusto? E siamo a peso, magari c'è qualcosa da un euro. Ah, fattini di torrone proprio in monoporzione. Ci abbiamo qualcosa come praline, sempre da un euro, se vuoi. Un euro? Un euro. Posso andare un po' in meno? Meno di un euro. Ci abbiamo qualcosa da 70 centesimi. Barrette di cioccolata? Sì, latte fondente, bianco, come la preferisci magari. Ah, sei indeciso tra latte e fondente? E possiamo fare un mix tra latte e fondente, barrettini di cioccolata. Barrettini di cioccolata. Un euro. Ma un euro tutto coso? Un euro a pezzo. Ah, un euro a pezzo. Ho deciso, la barretta da 70 centesimi. Vabbè, a me devi tranquilla, mi serviti da solo. Grazie Mario, e buongiorno. Buongiorno. Io panino napoletano quanto sa? Un euro. Ah, va aggiudicato. Panino napoletano, un euro. E sposi. Grazie. Sì, mira che da magna, di. Pagnuttillo da Poppella. Puoi narrare un euro. Buongiorno signor Poppella, buongiorno. Signor Poppella, o pagnuttillo quanto sa? Da quello da 3 euro e quello da 1 euro. No, meno lei un euro assolutamente. Allora il pagnutiello, grazie, un pagnutiello Poppella, un euro. Però, belli miei, c'è mostra mulata Revirgina, dove c'è ancora un mercatino vivo che si fa vivere, si fa sentire, dove si sente ancora l'odore di Napoli, quella napoletanità verace. Margherita. No, una margherita, è possibile? Sì, un euro? Sì, sempre un euro. Altro prodotto, un euro. Quindi, grazie. Allora, capire che lo mangi. Ah, è come goccia, aspetta che si prenda un poco. Eccola, buongiorno, domanda, avete qualche prodotto a un euro? Abbiamo la frittura, croquet, arancini, frittatine. Croquet, un euro. E birra che domagna, di? Eccolo, buongiorno, signor, un euro tutto. Ok, per una salsiccia e friarillo. Salsicce e friarilli, un euro. Eccola qua. E birra che domagna, di? A salsicce e friarilli. Lasciamo quello che è il rione sanità. Abbiamo trovato prodotti a un euro, quindi rinda sanità, pure se può ancora mangiare con un euro. Vabbè, io logicamente vi chiedo, se conoscete altre zone di Napoli che tenono i prodotti a un euro, ma ci lasciate sapere, ma ce l'ho. Chi più ne sa, più ne mette nei commenti. Rinda sanità, dire catamagna, va a un euro, si intende, che sai com'è, il caro vita, i prezzi aumentano, ma un euro a Napoli si può ancora mangiare.